Benvenute, benvenuti, bentornati se siete con noi da questa mattina al nostro terzo incontro di Next, il palco del tempo delle donne che si interroga sul rapporto tra umano e tecnologia. E quest'anno lo fa seguendo un filo rosso che ha guidato tutti i nostri incontri fino a qui e fino anche al successivo, che è quello di interrogarci su cosa significhi, cosa comporti per noi vivere in un mondo ibrido. E lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo in una maniera molto dinamica, con conversazioni, dibattiti, interviste, coinvolgendo anche il pubblico che è qui in sala con noi. E lo stiamo facendo in modo ibrido, perché abbiamo un pubblico che ci segue in streaming, qualcuno qui, abbiamo ospiti presenti in sala e in questo caso, come nel migliore dei mondi ibridi, avremo anche un ospite che si collega da remoto, quindi più di così non potevamo fare. Visto che c'è questo filo rosso che ci guida, ci teniamo anche a ricordare cosa è successo prima di arrivare qui. L'incontro che ci ha preceduto è stato un incontro nel quale ci siamo interrogati sul lavoro, e cioè ci siamo chiesti: il lavoro ibridato dalla tecnologia migliora o peggiora le nostre vite e il nostro modo di lavorare? E allora qui con me c'è Daniele Manca, che ha seguito tutte le discussioni, i dibattiti che stiamo facendo insieme a ragazze e ragazzi, quindi giovani che ci guidano verso una visione del futuro. E chiedo a te, Daniele, cosa è uscito da questi dibattiti, cosa possiamo portarci a casa e qual è la direzione che suggerisci di prendere da questo punto di vista? Una fatica bestiale. Guardate, è stato faticosissimo. Voi che siete a casa siete fortunati, perché qui è stata una mattinata di lavoro, neanche l'intervallo abbiamo fatto, abbiamo mangiato un tramezzino tra una cosa e l'altra. Questo perché? Perché quando si parla di tecnologia, quando si parla di lavoro, quando si parla di equità, quando si parla di una vita che deve essere migliorata da tecnologia e da quello che viene chiamato lavoro ibridato, cioè in parte nel posto di lavoro e quindi in azienda, in parte a casa, ebbene si sta discutendo della nostra vita. Due focus in particolare, diciamo, prendendomi un po' in giro, mi hanno dato questo ruolo di ministro ombra: devi decidere dove allocare le risorse se tu fossi a capo di questo ministero della transizione. Allora, devo essere sincero, se fossi a capo del Ministero della Transizione non darei soldi a nessuno. Perché non darei soldi a nessuno? Perché dal dibattito che sta uscendo in questa mattinata, diciamo che i decisori politici non stanno cogliendo quello che invece qui è stato colto, e cioè la tecnologia può essere equa? La domanda. Dipende, è la risposta. Quasi mai sentirete un decisore, un politico, che vi risponde in maniera non assertiva e che vi risponde appunto dipende. Perché dipende? Faccio l'esempio solito della intelligenza artificiale: se un algoritmo è scritto da una persona bianca, di sesso maschile, via dicendo, è impossibile che quell'algoritmo sia assolutamente, tenga dentro di sé tutte le differenze della società. Quindi il dipende ci sta, e come. Quindi la tecnologia può essere equa? Certo, dipende dal modo come tu riesci ad applicarla. E così nel secondo dibattito, il lavoro ibridato ci darà una vita migliore? Io i soldi non li metterei ancora fino adesso. Perché? Perché nessuno ha ragionato sull'organizzazione, e cioè si ragiona a bocce ferme. Quindi il lavoro di prima si tenta di farlo con un po' a casa, un po' al lavoro. Nessuno finora ha messo in discussione l'organizzazione del lavoro. Rubo l'idea a Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale, perché, e che ci racconta
brevissimamente, tutte le organizzazioni sono fatte a nostra immagine e somiglianza, un capo e tante funzioni e tanti organi che, diciamo, assolvono i compiti che dà il capo. Qual è l'organismo che diciamo sopravvive di più? Qui ci sono autorevoli professori che ci potranno raccontare molto meglio di me, sono le piante. Bene, le piante hanno organi diffusi, quindi hanno organizzazioni completamente diverse da quelle a cui noi siamo abituati, da animali quali siamo. Ecco che quindi fino a questo momento io i soldi in Italia non lo darei a nessuno, perché dalla mattinata sono uscite, come è giusto che sia, delle domande alle quali i decisori ancora non rispondono. Prego. Grazie, adesso ci hai mandato in crisi, no scherzo, no, grazie mille. E quindi è il momento di partire da una nuova domanda che adesso si va a concentrare sul tema del gioco. Ora magari qualcuno può pensare, ah, prima abbiamo parlato del lavoro, ora del gioco, sono due cose diverse, due mondi separati. E invece il gioco è qualcosa di maledettamente importante anche sul lavoro, è qualcosa che ha molto in comune col tema del lavoro, dipende da che definizione diamo al lavoro forse. E quindi abbiamo deciso di interrogarci su questo, come può il gioco interagire con le nostre responsabilità, con il nostro comportamento, come lo fa in diverse fasi anche della nostra età. E come avete visto abbiamo dato anche un titolo a questo incontro che è una citazione, non l'abbiamo inventato noi, ma che ci ricorda quanto il gioco sia effettivamente un aspetto fondamentale degli esseri umani, proprio perché interagisce col nostro modo di apprendere, di comportarci, di relazionarci e così via. Quindi io direi buttiamoci subito nel mondo del gioco, grazie Daniele, ti aspettiamo dopo sperando che abbia voglia di darci qualche centesimo almeno. Benissimo, e ci interroghiamo in questa prima parte del nostro incontro su questo tema con tre ospiti. Abbiamo la fortuna di poterlo fare con il professor Fogassi, che invito a raggiungermi sul palco. Professore ordinario di fisiologia presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Parma. Si deve a lui, insieme a Giuseppe Di Pellegrino, Luciano Fadiga, Vittorio Gallese e Giacomo Rinzolati, la scoperta dell'esistenza dei neuroni specchio e della loro funzione. Scoperta riconosciuta anche con premi per la psicologia nel 2007 e comunque riconosciuta a livello internazionale. Ha scritto diversi libri, con Dolores Rollo, L'altro sono io, e ha scritto anche un libro che è uno dei motivi per cui l'abbiamo invitato qui oggi, insieme a Raniero Regni, Maria Montessori e le neuroscienze, cervello, mente, educazione. Quindi avrete capito quale sarà il focus insieme al professore. Benvenuto, grazie. Avremo con noi poi anche Adriana Versino, che invito a sua volta a raggiungerci. Che dire, anche nel tuo caso sono tantissime le cose, comincio a sedermi anch'io. Consigliere delegato di Fondazione Vodafone Italia e responsabile della sostenibilità di Vodafone Italia. Proviene da Talent Garden, dove è stata Chief Corporate Officer, ma in realtà ha maturato competenze in tantissimi settori, dalla consulenza strategica alla finanza strutturata, dal corporate development, fino a diventare junior partner di Oltre Venture, che è il primo fondo di impact investing italiano. E durante questa esperienza ha contribuito a investire in aziende che sviluppano nuovi modelli di business replicabili e in grado di generare benessere per l'intera comunità. E poi vedremo come questo si colleghi anche al tema per cui l'abbiamo invitata qui da noi oggi. E poi, come anticipato, come nei migliori mondi ibridi, abbiamo anche un ospite che si collega con noi da remoto. È Ivan Ortensi, che è il Chief Innovation Evangelist di BIP. È docente, autore, e lui si definisce bambino montessoriano e adulto neotenico. Oggi è un esperto in strategie per la gestione dell'innovazione e della sostenibilità in azienda
è partner di BIP, società multinazionale di consulenza direzionale, col ruolo di Chief Innovation Evangelist del gruppo. È già Managing Director di Assets Invention, una società proprio di consulenza specializzata sulla corporate innovation e corporate creativity, acquisita proprio da BIP nel 2014. Anche lui è autore di diversi libri sul mondo dell'innovazione e delle nuove tecnologie. Quindi grazie Ivan per averci raggiunto in questa benvenute modalità. Benvenute e benvenuti dal mondo ibrido. Grazie, quindi da Ivan avremo anche questo punto di vista anche sul tema della creatività, anche sul mondo del lavoro e in azienda. Io partirei subito perché abbiamo poco tempo e tantissime domande e quindi vogliamo da subito ascoltare i nostri ospiti. Partirei dal professor Fogassi, a cui chiedo di parlarci proprio del gioco nel mondo dell'infanzia, una famosissima frase, concetto montessoriano è che il gioco è il lavoro del bambino. È una formula molto famosa che esprime proprio la centralità delle attività del gioco nell'età cruciale fino ai 4-5 anni, cruciale capiremo perché. E quindi la domanda che le vorrei fare è anche rispetto a quello che è stato espresso nel libro che citavo poco fa, è di spiegarci come mai appunto questo collegamento tra Montessori e le sue ricerche e le neuroscienze, cosa oggi le neuroscienze ci dicono rispetto all'apprendimento e quindi come funziona anche da questo punto di vista, soprattutto nella fase dell'infanzia, l'apprendimento nel nostro cervello. Grazie. Innanzitutto parliamo un attimo di cos'è l'apprendimento, di cos'è la memoria. No? L'apprendimento è la modificazione del comportamento, la memoria è quella che ci permette di consolidare queste modificazioni. Innanzitutto un concetto molto importante che penso un po' tutti ormai conoscono è quello della plasticità cerebrale. No? L'apprendimento è basato sulla plasticità, cioè sulla capacità del nostro cervello di modificarsi. E il bello di questo è che avviene dalla nascita alla morte, è sempre possibile, per quanto nel periodo dello sviluppo naturalmente sia molto più potente, diciamo. Quello che è stato visto negli ultimi decenni, diciamo, grazie anche a delle ricerche molto molto accurate, è che esistono vari tipi di apprendimento e di conseguenza vari tipi di memoria, non ce n'è uno solo, come si pensava un po' tanto tempo fa, no? E quindi noi, non so, abbiamo varie definizioni, la memoria consapevole, no? Chiamata memoria esplicita, abbiamo la memoria invece di cui non siamo necessariamente consapevoli, che è la memoria implicita, parliamo di memoria a breve termine, di memoria a lungo termine, ci sono aree cerebrali differenti per i vari tipi di memoria, quindi capite, è una, diciamo, molto variegato questo tipo di argomento. Maria Montessori, quando ha osservato i bambini per la prima volta e poi ha impostato la sua pedagogia, in realtà molte di queste cose non le conosceva affatto. La neurofisiologia di questi aspetti è venuta molto tempo dopo, però ha colto che il bambino lasciato libero di agire all'interno di un ambiente ricco di oggetti, ben inteso materiale strutturato, quello della Montessori, ebbene il bambino era in grado di apprendere attraverso questa sua interazione. Noi adesso potremmo parlare soprattutto di apprendimento implicito in questo caso, però per esempio se leggiamo quello che scrive Montessori, lei parla per esempio dell'apprendimento per imitazione, perché vedeva che mettendo insieme bambini di età differenti, per esempio i bambini più piccoli prendevano come modello i bambini più grandi e in questo modo apprendevano. Tenete presente che l'apprendimento per imitazione è il più rapido modo di apprendimento che abbiamo, ben più rapido dell'apprendimento per prove e errori. No, l'apprendimento per imitazione è stato considerato per tanto tempo una cosa un po' stupida, no? In qualche modo. Invece no, è uno dei modi che abbiamo più rapidi per riuscire ad apprendere nuove conoscenze. E quindi la Montessori è arrivata a questa importantissima intuizione che poi è stata, diciamo, confermata a livello di neuroscienze. Poi magari questo posso approfondirlo dopo, però ecco, ha capito che effettivamente
attraverso questo tipo di interazione con l'ambiente il bambino costruisce la propria conoscenza. E vorrei anche sottolineare un'altra cosa che è importante quando si parla di apprendimento nel bambino, ma anche successivamente, il concetto di attenzione. Si parla tanto di attenzione anche perché ci sono, sapete, le sindrome dell'attenzione, eccetera. Però l'attenzione non è un fenomeno unico, anche questo è un aspetto variegato, ci sono vari tipi di attenzione. E lei aveva notato come l'attenzione era fondamentale, osservando proprio alcuni bambini che erano estremamente concentrati su un determinato compito, lo potremmo chiamare, come lo chiamava lei, gioco-lavoro, no? Ebbene, l'attenzione è importantissima perché dà salienza a quello che noi facciamo e agli oggetti con cui interagiamo. Senza attenzione potremmo anche non considerare affatto quello che noi abbiamo davanti. Quindi ecco, apprendimento insieme ad attenzione sono quegli aspetti su cui Montessori ha puntato il suo lavoro e poi magari potrei successivamente magari approfondisco un attimo qual è il rapporto, un pochino più esplicitamente, quel rapporto con le neuroscienze. Grazie, anche perché effettivamente è andato ha ragione a dire che il tema dell'attenzione è importantissimo, in particolare in un panel come il nostro, che si interroga anche con riguardo l'interazione con un mondo ibrido che è anche digitale, quindi un'attenzione che è per definizione divisa tra quello che c'è attorno a noi, quello che è dentro allo schermo, i tanti stimoli che abbiamo. Quindi assolutamente dopo ci torneremo sicuramente su questo tema perché per noi è cruciale. E faccio subito una domanda a Ivan a proposito del fatto che insomma abbiamo un'attenzione divisa tra diversi mondi, perché per ora ci siamo concentrati soprattutto sul tema appunto dell'infanzia e del bambino, pur sapendo che si proietta poi nel nostro modo di apprendere anche da adulti. E visto che appunto tu Ivan un po' provochi quando ci siamo parlati, mi hai detto io voglio parlare anche di non solo scuole Montessori ma di aziende Montessori, e questa cosa mi ha incuriosito molto, quindi ti prego di spiegarci questo cosa significa. Beh, esattamente, innanzitutto buongiorno a tutti, scusate la distanza, non sono lì con voi, sono qui a Bologna, spero che non rimbombi troppo perché sono all'interno di un edificio storico con i soffitti altissimi, e a proposito sono impegnato in un'attività di docenza, lì in quella porta lì c'è una classe ibrida, perché purtroppo in questo momento abbiamo il 50% dei partecipanti ai vari corsi in aula e il 50% a casa, e vi posso dire che complicato, quindi poi dopo parleremo delle problematiche e delle difficoltà del mondo ibrido. Perché le aziende corporate? Perché faccio proprio riferimento a quello che diceva il professore prima, cioè contaminazione, imitazione, esposizione, collaborazione, cioè tutti i principi della maestra professoressa Montessori dovrebbero essere riportati all'interno dell'azienda per creare quei contesti e quelle dimensioni che poi chiamiamo corporate innovation. E devo dire che questo non è nulla di nuovo, perché non so se lo sapete, ma grazie a un intelligente e provocatore blogger americano di cose della Silicon Valley si è scritto parecchio della Montessori Mafia. Nulla di negativo, ma il movimento o il tema della Montessori Mafia richiama questo fatto. Molti tycoon digitali, molti diciamo leader di tecnologia, di aziende tecnologiche, e che noi citiamo sempre come esempi di innovazione, hanno fatto tutti da bambini o da adolescenti scuole montessoriane o di spirito montessoriano. Famosa è un video che trovate su YouTube in cui Paige e Brin dicono: Google non sarebbe esistita se noi non avessimo fatto le scuole Montessori. E insieme a Google ci sono tante altre aziende, Wikipedia, The Sims, la stessa, George Clooney ha fatto le scuole Montessori e lo stesso Steve Kerr. Ci sono tanti esempi. È nata proprio la Montessori Mafia. Perché le aziende Montessori? Perché le dinamiche che noi definiamo, noi consulenti che lavoriamo nell'innovazione, cerchiamo di portare all'interno dell'azienda,
sono proprio quelle dinamiche che citava il professore prima, e sono le dinamiche che si ritrovano nel gioco. Perché il gioco è importante? Perché il gioco ha le regole. Perché le regole sono importanti? Perché senza regole non c'è creatività, e senza creatività non c'è innovazione. Attenzione, creatività e innovazione sono due parole splendide, inflazionate, che hanno una particolarità. Da un lato indicano un risultato, e quindi io giudico qualcosa di innovativo e qualcosa di creativo. Dall'altra parte, creatività e innovazione sono un processo, e quindi parliamo di processo creativo e parliamo di processo di innovazione. Quindi sono due parole bivalenti. Perché senza regole non ho creatività e innovazione? Perché tutto quello che noi valutiamo e giudichiamo prima creativo e poi innovativo, e quindi la creatività che si fa valore, nasce da un atto di insubordinazione nei confronti di una regola preesistente. Allora, il gioco e la dinamica del gioco diventa determinante nei fattori di corporate creativity e corporate innovation, perché proprio partendo dalle regole che si portano le persone a infrangere la regola e a capire se quella infrazione o quella insubordinazione alla regola può diventare creatività e innovazione. Senza regole, come ho detto, non ci sarebbe ovviamente la componente creativa e la componente innovativa. Ecco che ciò che fa parte dell'individuo, e perché noi siamo in questo momento collegati utilizzando tutta una serie di tecnologie, grazie al fatto che prima di noi qualcuno ha fatto atti di insubordinazione nei confronti di regole preesistenti. Poi noi la chiamiamo tecnologia, innovazione tecnologica, ma se ci pensate sono tutti atti che hanno provato a sovvertire l'esistente. I due punti, secondo me, interessanti di questo modo di unire i punti tra il gioco, la regola, la creatività e l'innovazione, è che se ci pensate, il vero obiettivo di una innovazione è di diventare essa stessa una regola. Noi la chiamiamo status quo. L'obiettivo dell'innovazione è quello di mettere in discussione uno status quo per diventare a propria volta, status quo, in attesa che qualcos'altro metta in discussione quello status quo. Allora, perché è importante il gioco nelle aziende? E cito una frase che viene sempre citata quando parliamo di innovazione, la famosa "abbiamo sempre fatto così". Il problema non è dire "abbiamo sempre fatto così". Il problema è che non hai o non si è stimolato un gioco tale per cui si metta in discussione se il "perché abbiamo sempre fatto così" sia ancora efficace ed efficiente. Quindi, se "abbiamo sempre fatto così" è il risultato di un'attività di pensiero critico e di gioco sulle regole, allora io posso permettermi di dirlo. Ovvio che se lo dico a priori, ovviamente mi limito la possibilità del gioco, della discussione delle regole, della creatività e dell'innovazione. Ultimo punto, distinguiamo nel parlare di innovazione e nel parlare di corporate creativity, di corporate innovation, cioè la parola innovazione portata dentro un'azienda ha un perimetro di gioco, un perimetro di regole differenti. Grazie Ivan, perché proprio su questo spunto del "si è sempre fatto così" e di come possiamo interagire nel dare delle regole, dare magari un gioco, qualcosa che ci può far cambiare quello che facevamo prima, ci hai dato proprio lo spunto, il trampolino di lancio per andare da Adriana. Presentandola ho detto alcune parole chiave: sostenibilità, impatto sociale, e in effetti Adriana oggi qui perché vorremmo sapere di più di un gioco, proprio in questo caso un videogame che si chiama Level 8 o LV8 se lo volete cercare, ed è un videogame che nasce proprio con l'obiettivo di permettere alle persone che lo utilizzano di apprendere
e cambiare eventualmente quindi anche i loro comportamenti e dare loro delle competenze. Però lascio ad Adriana la parola per raccontarci di cosa si tratti. Grazie, buongiorno a tutti. In effetti noi nell'ultimo periodo stiamo un po' scoprendo, no? Riscoprendo il valore del gioco nel cambiare delle abitudini, nell'apprendere nuove competenze, non solo appunto sui bambini ma anche su noi adulti, no? Immaginiamo anche le app di fitness in pandemia piuttosto che. Quindi come Fondazione Vodafone oggi vi vorrei parlare di questo nuovo EduGame, no, che abbiamo lanciato a giugno, si chiama appunto LV8, Level 8, insomma lo trovate come LV8, ed è un EduGame che è nato con la volontà di far apprendere competenze digitali soprattutto alla fascia dei ragazzi, quella più vicina al mondo del lavoro, quella dei 18-29 anni. Ora, perché abbiamo fatto questa cosa qua? E come siamo arrivati a dire il gioco, no? Quindi la fondazione è una fondazione operativa, Fondazione Vodafone è una fondazione che non fa progetti sulla base dell'istinto, della passione del momento, ma studia numeri, studia il mercato, vede un po' quali sono i bisogni, no? Quindi ci siamo un pochino interrogati internamente. Chiaramente l'education e il digitale sono due elementi forti che connotano la fondazione, e ci siamo trovati di fronte a questo fenomeno che sono i NEET, quindi questi ragazzi not in education or in employment and in training, quindi non studiano e non lavorano, per dirla semplicemente. Quindi definiti tutti in negativo, se ci fate caso, no? Non ragazzi che fanno qualcosa, che in questa fascia di età tra i 16 e i 29 anni sono 1 su 4. È un numero spaventoso, sono più di 2 milioni di ragazzi. Quindi l'OCSE stima 1,5% del PIL perso, no? Quindi come fondazione abbiamo detto dobbiamo aggredire questa parte. E poi abbiamo guardato l'altra faccia del mercato, quindi le aziende, che dicono che non riescono a trovare competenze digitali, no? 135.000 posti di lavoro all'anno che rimangono vacanti. Quindi abbiamo capito, abbiamo studiato questo target, siamo stati con questi ragazzi, abbiamo fatto tanti focus group con loro, abbiamo lavorato con loro da agosto dell'anno scorso, un gruppo di loro ci ha accompagnato fino al momento del lancio, in 400 hanno testato questo gioco, questo EduGame, prima del lancio di giugno, quindi non sono piccoli numeri già soltanto come test, e ci siamo messi lì a parlare con le associazioni sul territorio che già ci lavorano, con la parte di privato sociale, la parte di istituzioni. Abbiamo appreso un sacco di cose. Sono ragazzi che sono iperconnessi, passano 10 ore al giorno con il telefonino in mano, e che cosa fanno? Lo sappiamo, li abbiamo in casa. Usano tutte le chat, usano i social media, usano il video streaming e, guarda un po', usano i giochi. E quindi abbiamo detto perfetto, proviamo a utilizzare il loro linguaggio e insegniamogli qualcosa. Abbiamo scritto, perché poi un videogioco è una sceneggiatura di un film tipo, no? Quindi abbiamo scritto 2 storie, devono mettere in piedi un'azienda o un birrificio, un hub di meeting, e per farlo imparano cose. E quindi in maniera un po' montessoriana, mi permetto, anche se forse non l'avevamo pensato così, è un apprendimento esperienziale, quindi non è un gioco nozionistico, chiaramente c'è una parte di nozioni, ma per passare i livelli devono fare qualcosa. E che cosa? Per fare un'azienda devono andare su un motore di ricerca e vedere chi sono i competitor, devono fare un foglio di calcolo per fare un budget, devono fare una presentazione, devono mettere in piedi il loro sito, devono promuoverlo sui canali social, devono ottimizzarlo come SEO, devono imparare un po' di coding. Quindi di Google, Facebook, Instagram, un po' di SEO, il WordPress e un po' di Java. Tutto questo, 7 livelli di gioco, gli abbiamo dato in più che cosa? Lo fanno, ti ridò qualcosa indietro, ti ridò dei certificati digitali, degli open badge, sono proprio dei certificati di apprendimento su blockchain. Noi non siamo un ente certificatore, no? Quindi ci siamo legati al framework europeo del Digicomp, che è un framework quindi riconosciuto a livello internazionale. Legandoci a questo loro raggiungono quindi questi obiettivi. Abbiamo poi un chatbot, quindi in maniera molto tecnologica, anche usando esperienze già note in Vodafone, abbiamo comunque utilizzato un tutor per non avere l'elemento umano che fosse troppo limitante. Quindi c'è un tutor digitale, che è un chatbot, che li aiuta. Quindi tutto questo costruito bottom up con i ragazzi è stata un'esperienza splendida, e magari poi dopo raccontiamo un po' i risultati.
Grazie, sì, hai anticipato infatti l'ultima domanda che farò è proprio questa, e visto che il tempo è un po' tiranno, ahimè, chiedo proprio delle battute veloci per chiudere, tornerò su questo, sui risultati, perché poi non interessa effettivamente tra questo mondo digitale del videogioco poi cosa succede nel mondo fisico, però torno un attimo dal professor Fogazzi, proprio perché una delle cose su cui ci stiamo interrogando è cosa succede poi quando ci proiettiamo in un mondo che è anche digitale, e il mondo Montessori è molto legato alla fisicità che sta attorno a noi, quindi due battute per dirci cosa cambia e magari darci qualche consiglio su come si possa lavorare su questo, visto che viviamo in questo nuovo mondo. Allora, io vorrei partire innanzitutto da quello che è, secondo me, e che mi ha colpito molto quando ho conosciuto Montessori, il rapporto tra il mondo montessoriano e quello che è stato dimostrato negli ultimi, diciamo, 30 anni dalle neuroscienze. Cioè, Montessori ha centrato il primato sul movimento e la mano come strumento per costruire la mente, e guardate che questo è stato un grandissimo salto di qualità rispetto a quello che veniva pensato in quel momento, e lo è stato anche a livello delle neuroscienze, perché si è capito che in realtà la cognizione non si costruisce come originariamente si pensava, elaborando pian pianino a livelli sempre più alti le informazioni che ci vengono dal mondo sensoriale, ma al contrario agendo nel mondo. Quindi le neuroscienze ci hanno dimostrato che noi ci costruiamo i concetti di spazio, i concetti di oggetti, addirittura la nostra capacità di comprendere il comportamento degli altri partendo dalla nostra conoscenza motoria, che cominciamo ad avere addirittura prima di nascere e che sfruttiamo immediatamente appena nasciamo. Quindi la nostra conoscenza del mondo è prima di tutto motoria, il mondo sensoriale ci viene poi confermato successivamente perché è un periodo di sviluppo successivo. Ecco, partendo da, quindi è per questo che è così importante l'interazione, come Montessori ha mostrato. Passiamo al discorso digitale. Io non sono un competente del mondo digitale, però mi sono reso conto che il mondo digitale contiene tutta una serie di elementi che sono esattamente gli stessi che noi troviamo nel mondo naturale, nel mondo naturalistico, diciamo così, quindi componenti viso-spaziali, componenti sensori-motorie, componenti attentive, componenti decisionali. Però chiaramente in una modalità parzialmente differente. Per esempio, si è parlato molto della differenza di attenzione che si ha quando si utilizza molto il sistema digitale. Io credo che in questo momento sia ancora molto difficile dire qual è il cambiamento prodotto dal mondo digitale, perché bisognerebbe fare degli studi longitudinali, e suggerirei degli studi a livello scolastico che confrontano le due metodologie. Però io credo che sia una cosa che va molto investigata, cioè è bene sempre partire dall'esperimento. Vediamo come un apprendimento digitale, dove arriva un apprendimento digitale e cosa determina a livello cerebrale. Ci sono già degli studi a questo livello, ci fanno vedere delle cose ancora abbastanza interessanti, però ancora molto presto, secondo me, per fare un confronto con quello che è invece la nostra, diciamo così, conoscenza più classica. Bene, grazie professore, perché anche questo è importante, perché spesso ci si schiera da una parte o l'altra, invece sapere che ancora non abbiamo dei riscontri esperienziali e sperimentali chiari è ovviamente importante, è un tema aperto. Una parola sola, Ivan, perdonami, il tempo è tirannissimo, solo per chiederti come si sta comportando secondo te oggi il mondo del lavoro nel riuscire a continuare questo gioco che tu aspiri che si faccia nelle aziende per innovare pur nel mondo ibrido digitale. Beh, il tema del mondo ibrido è a me molto, molto caro, perché mi ricorda un mio vecchio intervento TED proprio sul tema. È naturale che digitalizzazione, ibridazione, per chi lavora come me nella consulenza, io lavoro in BIP, quindi è stato un grande, diciamo, acceleratore di competenze e di attività. Il tema vero è che secondo me non abbiamo ancora capito il perimetro del concetto di ibrido, cioè molto probabilmente noi stiamo parlando di ibrido
laddove la digitalizzazione interviene o in maniera sostitutiva o in maniera addizionale rispetto al mondo fisico. Io oggi qui sono con voi in maniera sostitutiva, cioè invece di essere lì sono qui in questa stanza a Bologna, sui colli di Bologna. Ecco, ibrido è un terzo, cioè ibrido è ciò che nasce dall'unione di due fattori. E molto probabilmente questo nasce dal fatto che fino adesso noi abbiamo avuto una digitalizzazione verticale per sostituzione e per addizione. Fra poco parte il tema degli ecosistemi digitali, quindi diciamo una digitalizzazione, chiamiamola orizzontale, che dovrebbe portarci al mondo ibrido. Chiudo dicendo che uno dei contesti più interessanti da studiare per capire che cosa potrebbe essere il mondo ibrido anche nel mondo del lavoro è quello dei videogiochi. I videogiochi in questo momento sono la frontiera del mondo ibrido, di quello che potrebbe essere succedere nel mondo del lavoro ibrido. Fantastico, quindi ultima battuta proprio con Adriana per vedere questo videogioco, quali risultati ha avuti, perché so che sono risultati molto interessanti. È stato lanciato a metà giugno, abbiamo più di 3.500 ragazzi che hanno cominciato a giocare, abbiamo rilasciato più di 700 open badge, 150 ragazzi hanno già raggiunto 3 open badge, contiamo che c'era agosto di mezzo. Qual è la ciliegina sulla torta? Non è tutto digitale, c'è una parte di ibridazione anche nel nostro modello. Nel livello ottavo, perché sono 7 livelli di gioco, e si arriva al livello ottavo dove i ragazzi hanno veramente la premialità vera, ci sono dei partner che offrono, con i quali proprio Level 8 sin da subito ha voluto fare ecosistema, no? Abbiamo voluto rafforzare l'ecosistema a valle, a monte della catena di valore, quindi nel livello ottavo sono inseriti dei corsi in ambito digitale offerti già appunto dal privato a privato sociale piuttosto che dalle istituzioni. Quindi abbiamo Binario F di Facebook, che è un grosso partner, no? Ci aiuta sia a monte che a valle della catena, abbiamo Fondazione Cariplo con tutti i corsi sulla Lombardia già per questo target di ragazzi, abbiamo Generation di McKinsey su tutti i corsi digitali, stiamo parlando di Salesforce, stiamo parlando di Java, abbiamo Google con tutti i corsi di Google, sia quelli aperti sia quelli legati a crescere in digitale, che inizia del Ministero del Lavoro, proprio di politica attiva verso i NEET. Quindi questo è il grosso spunto che noi diamo, sono tutti corsi che una volta che i ragazzi li completano, sono corsi più tradizionali, no? Finito il gioco, che saranno 8-10 ore, non continuative evidentemente, no? Di apprendimento, arrivano questi ragazzi con già degli open badge, quindi già un po' sgrossati, abbattimento della barriera, no? Verso le materie STEM, e quindi più facilità di dire, caspita, ci può trovare un lavoro, non è necessario il pezzo di carta tradizionale, ma posso fare cose, quindi questo devo dire è molto bello, lavoriamo molto con le associazioni sul territorio, quindi non veramente solo digitale, per raggiungere questi ragazzi, ci sono tante associazioni che li conoscono e che quindi ci aiutano a diffondere. Grazie, che dire, un applauso a tutti voi, ai nostri ospiti, grazie mille. E adesso in realtà vi ringrazio e vi congedo perché è arrivato il momento del prossimo passaggio, quindi adesso continueremo questa conversazione. Grazie Ivan, grazie mille professore, grazie Adriana. Continueremo questa conversazione con la nostra conversazione visionaria con Francesca Rigotti, filosofa metaforologa. Insegna presso la Facoltà di Scienze delle Comunicazioni dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano, dopo aver insegnato alla Georg August Universität di Göttingen, scusate se la pronuncia non è perfetta, e il suo ultimo libro, L'era del singolo, esce il 12 ottobre per Einaudi, quindi lo ricordiamo, e verrà intervistata da Greta Slaunik, che invito qua sul palco. Grazie. Dove ci mettiamo? Come preferisci. Eccoci. Allora, eccoci qua, grazie a tutti per averci seguiti fin qui. Faccio un passo indietro, forse in un certo senso un passo avanti. Ripartirei dal gioco. O meglio, abbiamo parlato finora molto di gioco, di lavoro, di gioco ibrido.
Però io vorrei sapere, proprio da una che non ne sa nulla, quali sono gli elementi che mi fanno riconoscere quando c'è una situazione di gioco? Cioè, come faccio a sapere quando si sta giocando? Allora, la risposta, io farò come Dante all'inferno e in purgatorio, mi faccio guidare, paradiso no perché sarebbe troppo, mi faccio guidare da un teorico, anzi sì, del gioco, che è colui che ha inventato il termine homo ludens. Si tratta di uno storico olandese del Novecento che nel 1939 scrive un libro straordinario, Homo Ludens. Che cos'è l'homo ludens? Che cos'è appunto, non quindi play, game, questa, no, ludus, il gioco. E istituisce alcuni principi, che adesso li diciamo uno per volta. E quindi è un'occupazione, un'azione che si svolge entro certi limiti definiti di tempo e di spazio. Il gioco elettronico non è contemplato, però possiamo immaginare. Secondo regole, come diceva l'Evangelista prima, le regole che sono regole ovviamente arbitrarie assunte, però sono anche ferree, non si può, se si vuole giocare bisogna tenersi alle regole. E poi è accompagnato da elementi agonali, cioè di competizione, in ogni caso accompagnato da un senso di tensione, di gioia anche, e poi dalla coscienza di essere diversi dalla vita ordinaria. Quindi è un momento, il gioco è un momento di sospensione, per dirlo in termini filosofici, scusate, ma questo è il mio mestiere, è una epoche, è una sospensione dalla vita ordinaria, e, oppure con la sociologia degli interstizi, che è una forma finissima inventata da un sociologo milanese, Gianni Gasparini, è un momento di, è un interstizio tra le attività di occupazione, del lavoro, si gioca. È quasi un istmo tra due terre. Quindi queste sono un po' le condizioni teoriche del gioco, cara Greta. Questa forse, questo ultimo concetto è forse quello che mi interessa di più, perché insomma il gioco, per essere davvero gioco, bisogna che abbia una fine, che sia finito, che cominci in un punto e finisca in un altro. E in effetti noi abbiamo discusso molto prima di arrivare a questa conversazione, siamo sì. Sentiti al telefono, e una parte che mi aveva interessato molto di ciò che diceva Francesca era il fatto che a un certo punto bisogna essere liberi di poter dire basta, io non gioco più. Sì, è una delle condizioni fondamentali del gioco, perché ovviamente domina, ripeto, la conoscenza di regole, che devono essere conosciute, riconosciute, poi ci sono gli schemi di azione, di previsione, e poi c'è questo elemento di limitatezza nel tempo e nello spazio. Quindi un gioco finisce, e come diceva il proverbio della mamma, un bel gioco dura poco. Beh, e quindi, essendo anche per definizione il gioco libero, essendo un momento di libertà, dovrei poter dire non gioco più, come cantava Mina, 1974, non gioco più, me ne vado. Ecco, o come dicono i bambini, arimo, non gioco più e mi fermo. Perché in questa sfera magica del gioco non dovrebbe esistere la costrizione. E quindi, sempre ripeto, secondo me la caratteristica più straordinaria è quella di sospensione dalla vita ordinaria. Le regole, lo ripeto perché è importantissimo, le norme e insieme la libertà, questo gioco tra regola e libertà, più la famosa limitatezza o limitazione nel tempo e nello spazio. Tornando sempre a questa cosa di ciò che è gioco e ciò che non è gioco, quando un gioco non ha una fine, cosa diventa? Diventa un'ossessione, diventa una tortura, perché ragazzi, cioè, non si può continuare e il gioco non finisce mai, no? È come un'altra parte musicale, è il bolero di Ravel, che uno dice ma che bello, e alla decima volta, alla centesima, dice basta, per favore, smettetela, non ne posso più. Ecco, allora io adesso dico una cosa che non dovrei dire, perché poi divento come Giovanna d'Arco e mi mettete a rogo, però dico una cosa non ortodossa, dico una eresia, con tutto il rispetto, e mi ricollego al momento pandemico col quale siamo confrontati ormai da 2 anni,
E dico che a me è sembrato di riconoscere in alcuni aspetti questa dimensione, tra virgolette, ripeto con tutto rispetto, per amor del cielo, di gioco, forse data appunto questa pervasività anche del gioco nella nostra società, questa ibridazione, no? Per cui non sappiamo più quando è gioco e quando è realtà. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo le regole. Abbiamo le regole che sono arbitrarie, ma che sono ferree, e abbiamo, le accettiamo, e come dire, è come se non fosse soltanto il momento della paura, facciamo tutto per paura, ma facciamo tutto perché partecipiamo a una sorta di gioco collettivo. E tutto, lo dico, ripeto, con rispetto, perché poi il gioco è il contrario della serietà, invece questi ci troviamo in un momento di estrema serietà. Però qualche carattere di questo genere a me è sembrato di riconoscere, come se tutti partecipassimo con entusiasmo, alcuni più, alcuni meno, a questo gioco. E, ecco, e un'altra componente, ho avuto tra l'altro una conferma in tutto un altro ambito teatrale, insomma, è quello della maschera. Perché maschera, mascherina? Perché in realtà è una grossa componente di gioco. Uno si mette la maschera, da sole, da luna, da pulcinella, così, e entra in un altro mondo. Entra nel mondo del gioco. E così ci mettiamo questa cosa sulla faccia e siamo tutti consapevoli che siamo in una situazione che speriamo limitata, che, da cui partecipiamo ma da cui vogliamo uscire. Non ne possiamo più dell'incertezza. È questa cosa che ci distrugge, insieme alla mancanza di libertà. La libertà distrugge. Io vengo dal Festival di Filosofia, è dedicato alla libertà, e ci torno stasera, e proprio il tema è proprio questo, la libertà, la paura uccide la libertà. Va bene, allora, e che cosa fa la maschera? Anche spaventa e il gioco diventa pericoloso, e dovrebbe appunto, per essere, continuare a essere gioco, durare poco, terminare a un certo punto. E questa cosa ce lo dicevamo con Greta, preparando e scambiando idee, è la cosa che forse più ci distrugge, e non vedere la fine, non capire, non renderci conto che deve, dovrebbe, ecco. Peraltro, tornando invece alle condizioni di gioco che dicevi prima, allora, delle regole ne ha parlato prima Ortensi, se non ricordo male, della limitatezza ne abbiamo parlato ora. C'è un'altra cosa che tu hai in qualche modo affrontato quando mi spiegavi, ci spiegavi, cos'è il gioco, gli elementi del gioco, è la dimensione agonale. E in effetti mi è venuta in mente un'altra cosa, cioè, quando non ci sono né vincitori né vinti, anche qui si può parlare di gioco o si entra in un altro campo? E anche questa è una domanda ovviamente interessante, perché ogni gioco, non tutti i giochi, ma insomma molti giochi hanno questa dimensione che ho chiamato agonale, non agonistica, che ci butta nello sport, che è tutta un'altra storia, che sembra, ma insomma non lo è. L'agone è il momento della competizione. E la competizione è una caratteristica del gioco, sia la competizione fisica, violenta, la guerra, il duello, sia la competizione verbale, metaforica, con la quale esprimo contesti di lotta e di gioco, che sono anche contesti della vita quotidiana, delle professioni. Ci sono le professioni proprio basate sulla competizione, che sono la giurisprudenza, la pratica forense, la politica, la medicina, questa lotta, il nemico, il chi vince e chi perde. Ma la tua domanda specifica era: e se non vince non perde nessuno? Avremo il famoso gioco somma zero, se vogliamo mettere in teorie matematiche, ma anche questa è un'altra storia. Allora io mi sono chiesto, sempre in questa situazione, ci sono delle cose per cui non si capisce chi vince e chi perde. Voglio fare un esempio. Le misure, sempre le famose misure antipandemiche, che cosa stanno causando contemporaneamente? Una crisi ecologica mostruosa. Noi stiamo producendo una quantità di plastica e di rifiuti che è inconcepibile.
e che poi ci porterà ovviamente al problema di come smaltire e se li smaltiremo e se ci soffocheranno, la famosa isola del Pacifico diventerà tale da unire le sponde dei continenti. Ecco, allora chi vince e chi perde? Si vince da una parte e si perde dall'altra. L'ultimo esempio è quello ma banalissimo, si impedisce per vari motivi, insomma, forme di gioco o di intrattenimento, il ballo del pomeriggio, della domenica, degli anziani. Che è una cosa che io ho scoperto, non la pratico, ma potrei anche, ma voglio dire no. È una cosa straordinaria, che piace, che tiene in vita, che dà motivo, e no, non lo puoi fare. Allora, tutto questo gioca, ecco, per usare il paradosso, uno contro l'altro, e sono momenti in cui non si sa più chi vince e chi perde. Ecco, esula dalla nostra scaletta, però vorrei farti un'ultima domanda. Visto che mi hai parlato di gioco come momento di tensione e di piacere, e se non c'è nella tensione nel piacere, e non c'è gioco, gioia? Non c'è gioco, ci deve essere questa cosa, ci può essere anche paura, tutto il gioco, i film dell'orrore, le letture che impauriscono, però poi dopo c'è la catarsi e via, è la soluzione finale, ma se non c'è non è gioco, no. Non bastano le regole, la limitazione, eccetera. Il gioco deve essere... Forse era il segno per dire che abbiamo finito il tempo. Va benissimo. Un segnale dal cielo. Ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento. Grazie. Speriamo di avervi lasciato qualche spunto. In ogni caso adesso vi lasciamo le prese con il dibattito dei ragazzi. Grazie mille per averci seguiti e grazie Francesca per essere stata con noi. Di qua.